Ciao amici, eccoci qui. Oggi faremo una torta particolare, semplicissima da fare, però piace ai bambini. La torta zebrina l'ho chiamata, perché praticamente quando si taglia è concentrica, è a righe praticamente. È una novità, una cosa carina per i bambini, anche per i grandi, che piace a tutti. Dunque, gli ingredienti sono 250 g di farina, 180 di zucchero, tre uova e sulle uova vorrei soffermarmi un attimo. Non so se vi siete mai chiesti il perché io metto le uova già sgusciate pronte all'uso e non le apro mai. Vi spiego il motivo. Le uova sono portatrici di salmonella. Sappiamo tutti come vengono deposte. Quindi io vedo molte persone anche in televisione che sull'insalatiere dove dopo condiscono le cose rompono il guscio dell'uovo. Se sul guscio c'è qualche residuo, va nelle pietanze. Quindi io, siccome ho lavorato in un'azienda avicola e so un po' di cosine, preferisco romperle in una ciotolina, poi mi lavo le mani e così non tocco il guscio e né i prodotti per poter, che devo cucinare, insomma. Era un semplice suggerimento. Poi abbiamo 125 ml di olio di semi, 125 di latte, una bustina di lievito e ho messo anche una bustina di vanillina e un pizzico di sale. Io uso quello frullato perché coi dolci si scioglie meglio. E poi un goccino di rum bianco e del cacao. Ora, questa busta di cacao c'è una storia, un aneddoto. Qualche giorno fa siamo andati io e mio marito a Frosinone a trovare dei parenti, una mia zia, carissima zia Lina, che io amo. E ci siamo fermati a un bar proprio all'inizio di Frosinone. Questo bar è di Francesco e Barbara Migliacci, che sono due persone squisite, mai viste e conosciute. Mi sono fermata, abbiamo parlato un po' delle ricette così casualmente mentre prendevamo un caffè. Prima di andare via mi ha detto: "Senta, visto che lei fa tutte queste belle ricette, le voglio regalare una cosa." E mi ha regalato questo bustone di cacao professionale amaro, buonissimo, che adesso utilizzerò. Grazie ragazzi di questo bel regalo. E eccoci qui. Allora, iniziamo. Mettiamo lo zucchero, le uova, e iniziamo a montarle per bene. Io prima le giro un attimino con la frusta, perché altrimenti lo zucchero. E le montiamo, adesso faccio un po' di rumore, eh. Le uova sono belle spumose. Vedete? Si scrive sopra. Ok. Adesso aggiungiamo il latte. Vediamo una piccola mescolata. L'olio, un po' alla volta, piano piano, aggiungiamo la farina e la facciamo amalgamare. Prima giriamo un po' così, se no vola tutto fuori. Ok. Così. Bene. Adesso liquore. Che profumo il rum, è dolce, ci sta proprio bene, soprattutto quelli col cioccolato. È proprio l'ideale. Allora, vi faccio notare una cosa, la farina ne è rimasta un po', ne devo mettere ancora un po', però siccome le mie uova sono delle galline di casa, non erano molto grandi, erano un po' piccoline, quindi ne metto un pochino meno. Però con quelle comprate, che sono tutte la stessa misura, quelle medie, vanno benissimo. E aggiungo lievito, vanillina e sale. E mescolo anche tutto.
Vedete, è semplice, basta montare le uova, poi si aggiunge tutto, il dolce praticamente è fatto. Deve essere bello morbido, eh? Una specie di impasto del ciambellone. Adesso dividiamo l'impasto. Mettiamo metà impasto in un'altra ciotola dove andiamo ad aggiungere il cacao. Perché? Perché dobbiamo fare la zebrina, no? Allora, e quindi lo dividiamo in due. Più o meno sono 3 mestoli per parte, grosso modo. Ecco, mettiamo un pochino. Ok, perfetto. Adesso qui aggiungiamo il cacao. Mamma, che profumo, guardate che bello. Questo è quello professionale, quello proprio buono, puro. Adesso, 2 bei cucchiai di cacao amaro. Ecco qui, poggiamolo di qua. Ecco. Togliamo qualcosa, tutto in mezzo. Adesso mescoliamo. Così. Ecco qui. Dunque, se quando mettete il cacao si asciuga un po' l'impasto rispetto all'altro, aggiungete un altro goccino di latte. Deve essere, insomma, ecco, tipo quello del ciambellone, per chi fa il ciambellone. Adesso viene il carino. Dunque, mettiamo lo stampo che io ho già imburrato e cominciamo con, guardate qua, mi sta scolando tutto l'impasto. Ok, cominciamo a disporre l'impasto in questo modo. Allora, prendete un pochino di impasto bianco e lo mettete esattamente al centro. Ecco, il lavoro è giusto tutto questo, diciamo, un po' più. Poi prendete l'altro impasto e lo fate cadere anche questo esattamente al centro, in questo modo. Ok, e così via, mettendo tutto l'impasto sempre dal centro. Questo è quello un po' più che ti richiede un po' più di tempo, però vabbè, ci sta. Se vogliamo fare la zebrina, dobbiamo fare così. Sempre dal centro, mi raccomando, è importante, eh? Così forma i cerchi. Poi se si storce un po', insomma, succede niente. Però così. E qui abbiamo finito il cacao, l'impasto del cacao. Ok, adesso finiamo con quello bianco. Qui ci vuole un po' di pazienza. Ecco. Ecco qui. E voilà, ecco, la torta zebrina è pronta e adesso la metto in forno a 180 gradi per 30-35 minuti, dipende sempre dal forno. La vado a cuocere. Eccola qui, la torta è cotta, profumata. Adesso la giriamo, con la speranza che non la rompo. Ecco qua.
puntualmente le scotto tutte le volte. Adesso ci mettiamo un po' di zucchero a velo. Eccola qua. E la tagliamo, vediamo un po' com'è venuta. Anche se andrebbe tagliata un po' fredda, però. Non è venuta zebratissima. È venuta bicolore e qualche righetta. Eccola qua. Questa è sempre un'incognita, non si sa mai se viene zebrato o meno. Comunque, ci ho provato. Ecco qui, adesso sa la torta semi-zebrata. Eccola qua, e noi se la andiamo a mangiare. Ciao a tutti, alla prossima ricetta.